follia fa danni, ricordiamo. Può controllarli, può fare roba. 4 danni. Ok. Nessuno ha subito follia? No, nessuno ha subito follia purtroppo. Un colpo automatico perché è stato mancato. E Lone Wolf penso lo finisca. Decisamente sì. Decisamente sì. Però lui è ancora qui vivo e vegeto. Peccato, non è quello che avrei voluto, ma in realtà ci cambia poco. Che adesso lo uccidiamo male subito con il nostro Ryzen. Ha distrutto tutto quello che c'era intorno? Non prevedevo andasse così. Ah, Ryzen non ha che dopo l'uccisione si rimuove. Davo per scontato ce l'avesse. Ok, my bad, my bad. Allora, tu muoviti qua. Voglio vedere se possiamo hackerare quell'affare. Sì. Voglio vedere cosa ci fornisce, che opzioni ci dà. Allora, recupera un piccola scorta di leghe. Grande scorta. No, andiamo per la piccola. E facciamolo subito, visto che non è qualcosa legato al combattimento. Comunque, un po' di leghe sono meglio di niente. Noi dobbiamo fare più che altro riserve. Che voglio prendere l'arma psionica definitiva. Cacchio, avendo visto quanto sono forti gli psionici, sapete, insomma. Viene quasi spontaneo. Allora, facciamoci un po' di Overwatch però, comunque, nell'avanzata. Non andiamo proprio del tutto Nilly Willy. E so che sta prendendo Nilly Willy. Ma non è un termine che ho inventato io, giuro. È un termine inglese normalissimo. Però piace. E a me piace che piaccia. Mettiti là, facci una guardia con pistola o ti facciamo ricaricare? Guardia. Tu, feedback, ti puoi ancora fare... Ah, non te l'ha considerato come un movimento? Vorrei farti andare avanti perché siamo ancora nel... Abbiamo ancora un bonus sul movimento in questo round, credo. Però non tu come primo. Ah, Ryzen ce l'ha ancora a movimento. O è passato un altro round come... È passato un altro round senza che me ne accorgessi? Sì, è passato un altro round perché non c'è stata attività aliena. Ok, ok. Allora... Nostro martire Simius. Tu non aspetta un attimo. Vai qua. Vi ricordo che non abbiamo il nostro stealth in questo caso. Quindi tu fai Overwatch. Bissacco. Se vai qui, che tanto poi ci darai l'overwatch ugualmente, sperando che tu non attivi nessun altro, ma probabilmente lo farai. No? Davvero non ha attivato nessuno? Ok, Ryzen, allora avanza. Mi puzza questa storia, ma dobbiamo anche essere veloci, perché non solo abbiamo questi round, ma io so che è probabile che l'Advent, dopo un tot di round, faccia calare dei rinforzi. E lo vorrei evitare grandemente. Lui, erano 5 round il countdown per quell'abilità. No ragazzi, questo round mi sa che ce lo facciamo quasi tutto in... Questo luogo mi puzza tantissimo. Questo luogo mi puzza tantissimo, quindi... Quindi no. Quindi tu avanzi soltanto di meno... E ti metti in Overwatch. Ok, qui non succede niente. Quindi, occhi di falco, vai. Qualcuno che ha più movimento per fare questa operazione l'abbiamo. Vai qua. Eccolo là, un nemico nascosto. L'abbiamo appena visto. Objective located. Mena sono 5, qui Avenger. Abbiamo conferma della presenza del pacco. Andate a recuperatelo. La domanda è: posso con Bissacco prenderlo a distanza? Non lo capisco. No.
Protocolliamo, ti supportiamo, bandito. Che ha un Overwatch garantito. Ci vale anche se ci muoviamo adesso? Perché io vorrei muoverti adesso e lasciarti là in Overwatch. Oddio. Forse avrei dovuto aspettare che facesse il secondo movimento, capisco. Perché non mi fa avanzare maggiormente dentro? Non riesco fisicamente a selezionare di più. Allora, fatemi premere forse con il control. Posso fregarlo, premo control qui. No, mi si riapra. Control per il primo step. Oh, me l'aveva dato per un secondo. Torna su. Ah, diavolo. Va bene anche lì? Non lo saprò mai se continuo a girare la telecamera. In teoria non è difficile, forza. Diciamo che va bene anche lì. Sì, ci lascia l'Overwatch attivo. Ok. A posto. Dire a posto è tutto relativo, ma ok. Tu sei in una mediamente buona posizione. On my way. Ci siamo fatti vedere. Ok. Ma abbiamo un paio di Overwatch pronti per voi. Non è stato ucciso però. Ok. Quasi. Lì hanno un Overwatch. Ah. Lancia psionica. Quanti ne prenderemmo? Uno solo purtroppo. Purtroppo uno solo. Ero curioso. Abbiamo della miccia però. 3-6 danni ma distrugge tutto qua. No. Però fico. Fico. Possiamo comunque banalmente sparare. Potremmo dare ispirazione a chi? A chi potremmo dare un altro turno? Potremmo darlo a Lone Wolf un altro turno pure. Cioè pure questo ragazzi che è di una potenza. Con calma. Allora aspettate. Intanto possiamo... È passato un turno, giusto? No, non è passato un turno. Questa era la loro iniziale reazione, ok. In tutto ciò tu hai anche una bomba EMP che potrebbe fare molto male a quel signore. 10 danni, ma... Mi interessa togliere l'Overwatch a quel tipo se ci vogliamo muovere. E noi abbiamo anche una sonda craniale che sarebbe l'uopo utilizzare su quel tipo là. Quindi facciamo così. Allora, Lone Wolf ha già agito, quindi diamo ispirazione a Lone Wolf. Così vediamo un po' il tutto come funge. Ok, Lone Wolf ha una sola azione, quindi non possiamo fare gli attacchi. Ok, è stato uno spreco, quindi. Su di lui avrei voluto fare la... la sonda craniale. Quindi, niente. Ti posso far fare un Overwatch. Che spreco, va bene. Allora, te ragazzo... ti dovresti spostare, ma cambierà poco, vero? Abbiamo da lanciare volendo una mina o una bomba a gas, ma... Mamma mia, la portata di questa bomba a gas, ma no. Ti posso far fare un attacco a chi? A lui, che è quello sempre a cui non volevamo farlo. Ce n'è un altro là dietro, che possiamo provare a fare. Non sono troppo convinto in questo momento. Ma ok, attacchiamolo. Bel colpo. In fondo Alessio ci deve fare il level up. There you go. E ci manca solamente Leo, che non ha nessuno a cui fare. Tu sei immune agli attacchi in guardia, giusto? Passo d'ombra. Sì, non attivi la guardia. Questo vuol dire che ti puoi andare a spostare tranquillamente qui e metterti in Overwatch. Brutta decisione. Poi certo se ti manchiamo.
decisione è stata ottima. Davvero ottima. Colpo di pistola, che è meglio di niente. Beh, diavolo. E questo è un problema per Bissacco? No, perché qui abbiamo... Quando meno te lo aspetti, c'è uno nascosto nel camion pronto a spararti. E tu che vieni avanti e attacca quello che ti vorrà fare una sonda craniale, mi danneggi, ma poca roba. Sì, tutto molto carino e simpatico. Allora, buoni tutti, voglio prima cosa provare Jack craniale solo a portata di mischia. Ma posso fare sonda craniale? Ma ti ammazza? Questa è la domanda un po' che mi verrebbe da fare. Vediamo. 70%. Ok. Ribadiamo che abbiamo troppi pochi punti di tecnologia. Queste cose andrebbero date ai supporti. E inizieremo a farlo, inizieremo a darla a Bissacco se è questo che succede. Abbiamo già una probabilità bassa. Farà subire danni da feedback al soldato. Ok, è stato un errore. Dobbiamo darlo... Dobbiamo... fallimento. Lui è morto e noi subiamo danni. 6 danni. Ok, chiaro, va dato a... a gente un po' più esperta in questo. Ok. Ho imparato la mia lezione. Tu intanto cura. Qui possiamo violare la cassa. E anche qui, punti tecnologia proprio nulli. Facciamo il minimo indispensabile. Ah, beh, qui nessun effetto. Introito dal territorio attuale aumentato. Sarebbe stato figo. Continuo a sbagliare, ragazzi. Dovremmo avere il nostro supporto dedicato, che sarà Valeria, penso, in futuro, a fare tutto ciò. Ok. Rapporto composizione chimica. Ok. Asher in show. Mena sono 5. Stato confermato. Le cariche sono inattive e il pacco è nostro. Eliminate le forze rimaste nella zona. Che sono in quest'area, il gioco ci suggerisce. Ok, stiamo imparando cose, Stiamo imparando cose. E questo è il motivo perché in queste missioni dovremmo andare con due specialisti, credo. Allora, Marco Reason si può spostare. Ma... ci serve che si sposti di così poco? Non particolarmente, quindi ricarica ci serve di più. A Lone Wolf, per quanto tu possa probabilmente sparare anche da qui con la visione di squadra, abbiamo contro un sectopode, giusto? Hai un malus alla mira, ma la tua mira è molto migliorata. Rimani là, in Overwatch. Nicolò? Ci si sposti un pizzico più avanti, grazie. Martire Simius si sposta molto avanti. Comunque non stiamo vedendo niente di nuovo o particolarmente interessante. Questi bidoni non mi piacciono molto come riparo, quindi andiamo qua dietro. Sempre paura di esplosioni e cose simpatiche. Ed ecco Lone Wolf, appunto. Appunto. Che parte con un ricco 10 danni oltre la corazza. Ci piace. Ora io vorrei che Simius ci controllasse lui permanentemente. Vediamo se possiamo. Allora, buoni tutti. Simius, prima che lui possa fare scudi o altro. Dominio. Hai il 100% di dominarlo, fantastico, vai.
Non solo è come se l'avessimo ucciso, lo controlliamo noi. Danni in più, extra. Ora, tu già attacchi da qua. Con un bel centro perfetto non lo puoi uccidere, ma hai un 20% di fare critico? Aspetta. Ma sì, ma no, no, ma facciamoglielo fare, che se lo uccide qualcun altro non ci dispiace. Lone Wolf è già un colonnello. Attacca. Eh beh, niente, ha fatto il critico. Lo sappiamo che Lone Wolf spacca. Coem de la Coem. E boh, ricarica, dai. Fai qualcosa che non sia massacrare qualcuno. C'est bon, c'est bon. Allora, chi è che non è un colonnello in questo momento? Leo. Leo non ce l'ammazzi a lui, vero? No, direi proprio di no. Raptor. Quant'è la portata della tua bomba a gas? Ampia. Così ampia? Sì. È un organico. Vediamo se muore male subito. No, non ho visto i danni. Avvelenamento. 7 danni perché ha fatto addirittura il critico. Questo vuol dire che poi è morto in automatico? Ok, andiamo qui. Let's move already. Nucleo, merino, merino, ok. Prendiamo, 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 prendiamo tutto. Poi mi si nasconde un attimo qua dietro, grazie. E non so come ci considera lui. Se poi dobbiamo ucciderlo, se ci dà la missione finita una volta che è stato preso con dominio. Non ne ho idea. Però comunque chi entra in quest'area ancora subisce danni? Se funziona davvero così è molto. Sì, sì, sì. Si continua a subire danni entrando in quest'area. Molto interessante. Allora, spostiamo il nostro felide qua. E non a lui. Ah, posso toccare solamente lui anche se è in dominio? Allora aspetta, fuoco in corsa. Ci prendiamo dei danni. Ne sono consapevole. È davvero necessario. Forse se ci spostiamo qua. Lo vediamo a lui? Sì, lo vediamo. 55, non è il top, ma... è andata, con un ricco critico. Come lo consideri? Lo consideri come se fosse morto? Sì, non dobbiamo neanche ucciderla. È un'unità che non ci interessa. Signori, signori, complimenti. Complimenti davvero vivissimi, andiamo avanti. Non abbiamo avuto promozioni, ma abbiamo avuto un bel po' di cose. Abbiamo scoperto un po' di altre cosette, soprattutto sugli psionici e quanto siano overpowered. Adesso voglio avere 200 riserve per aumentargli la loro arma e basta. Cioè, è troppo figo. Abbiamo più danni inflitti, Lone Wolf. Che strano. Poi Leo ci ha donato sia più attacchi che se ne è presi di più. Più lontano, Nicolò Bissacco. Ok. Nuovo record di danni per colpo? Non riesco a vedere... 9,20. In effetti sono molti. Ma con i critici che ci hanno fatto un po' tutti, ma soprattutto Lone Wolf, questa media tende ad aumentare. Bonus di valore medio. Sì, questi sono... ogni volta io continuo a sbagliare come leggere questi dati. Valgono per tutta la squadra, per tutto il combattimento. È una media. Punto e basta. Credo che funzioni così e mi scuserete se ogni tanto ho dei mini ruttini, ma... ho fatto un'insalata con i fagioli e aglio, una cosa mortale a pranzo e si sente. Ma sono a dieta, quindi riempie molto. Se andiamo avanti così, gli alieni non avranno scampo. Sono d'accordo, abbiamo Leo ferito gravemente 8 giorni, non potrà venire con noi e non ha avuto promozioni. Però sono veramente molto orgoglioso di voi. Tutti. Lone Wolf sta a 51 uccisioni, 20 missioni. Roba. Allora, mirino superiore 15%, 5%. Questo potremmo anche andarlo a vendere. 5% è poco. È poco. Servono quelli da 15.
Poi abbiamo un po' di cadaveri e 10 leghe. Vabbè, questa è quella che abbiamo preso, penso, dall'hack della torretta là. Ok. Eccellente, comandante. I suoi sforzi continuano a ispirare la resistenza Axu in tutto il mondo. E noi Axu lo vorremmo mettere qua. Esatto. Fantastico. Detto ciò, per quanto riguarda le varie armerie, adesso potremmo soprassedere. Abbiamo qualcosa che ci dava riserva? Aumenta l'introito del territorio. Nuova rotta per l'Avenger. Che roba è? Ma è una missione da combattimento o qualcosa da ricercare? È da ricercare. Quanti giorni? Rappresaglia. E dicevo ora che ci abbiamo avuto pochi feriti, vero? Ok, non possiamo non controllare. Operazioni Anoli Doom. Ok, crisalidi, tornano le crisalidi. Guardiano, preta d'elite e soldato d'elite. Ok, signori. Stazione rotta per l'Africa meridionale. Non abbiamo un momento di respiro. E sapete come va qui? Dovrà andare per un prossimo episodio. Quindi avremo un paio di episodi molto brevi, sulla ventina di minuti. Ma ragazzi, come ho detto nei precedenti episodi, avremo episodi più corti di XCOM, perché devo macinare un po' di episodi per prepararmi, per avere tutto il tempo disponibile a portare avanti le live di Horizon Zero Dawn e per portare Mass Effect Andromeda, che sarà il let's play in cui sarò più investito. Non perché XCOM valga di meno, ragazzi, è perché Andromeda sta uscendo adesso, quindi sarò infognato almeno all'inizio, poi vedremo se continuerò a esserlo o meno. Io non sono una di quelle persone che dà per scontato che Mass Effect Andromeda mi piacerà, sarà bello perché è un Mass Effect. No, non funziona così. I giochi, no, ci sta un give or take che uno dà all'inizio e dice oh, no, mi piacerà. No, i giochi bisogna capirlo giocandoci, quello è il modo migliore. Se ne può fare un'idea guardando delle let's play, ma il modo davvero per capirlo è giocarci. Quindi noi ci giocheremo e capiremo assieme. Per esempio con Horizon Zero Dawn ho qualcosa che non mi piace. Il gioco mi piace, ma non è questo il momento per parlarne. Quindi signori, mentre ci proviamo a questo scontro, riprendiamo il prossimo episodio.